Dopo il rinvio della visita del commissario straordinario dell'Asla Salerno, Mario Iervolino, presso il presidio ospedaliero della città di Agropoli, previsto lo scorso 15 febbraio, il sindaco Adamo Coppola rassicura che si sta lavorando per riaprire il pronto soccorso del nosocomio ospedaliero e che per la prima volta si ha finalmente un piano sanitario approvato. Innanzitutto vorrei chiarire un aspetto. Eh, il piano sanitario regionale è stato per la prima volta licenziato dal Commissario ed è arrivato in, al Ministero. In questo venne ancora al Ministero. Le notizie che abbiamo è che verrà finalmente approvato. Quindi abbiamo per la prima volta un piano sanitario approvato. Rispetto a questo piano, l'Ospedale di Agropoli ha avuto nel piano stesso, secondo me, due elementi che vanno sottolineati. Il primo è il fatto che l'Ospedale di Agropoli è nella rete delle emergenze. Questo è un primo fatto importante. Ed è nella rete delle emergenze, quale pronto soccorso. Il secondo dato importante è che eh, oggi l'Ospedale di Agropoli e l'Ospedale di Vallo sono un'unica struttura, quindi c'è un'aggregazione, un'unione. E questo segnala due considerazioni. La prima, eh, dato che è rientrato dal piano nella nel rete dell'emergenza, quindi è pronto soccorso, eh, il, il compito del commissario sarà quello di farlo diventare un pronto soccorso, perché eh, il piano così lo prevede. Ora ci vorranno dei tempi perché questo possa essere realizzato. E di questo noi dobbiamo discutere con il commissario, per questo l'ho invitato e dato che i lavori sono in corso perché questo accada non cambia una settimana prima o una settimana dopo. Quello che vi posso testimoniare è che si sta lavorando nonostante che il piano ancora non sia ritornato dal Ministero, già si lavora da mesi in questa direzione. Per riaprire il pronto soccorso in maniera degna. Cosa serve per riaprire in maniera degna? Servono certamente che il laboratorio analisi e la, la radiologia siano aperte H24 tutto il giorno e serve uno staff medico sufficiente per un'accoglienza in sicurezza. Quindi servirà il rianimatore H24, il cardiologo H24, il medico eh, internista H24. Serve uno staff medico quindi che possa accogliere il paziente. Come ho detto, in sicurezza, cioè serve il rianimatore se il paziente viene meno, serve il cardiologo per verificare se ci sono condizioni di criticità. E questo che è l'obiettivo minimo che dobbiamo raggiungere e che il piano prevede. Quindi ora siamo certi che questo dovrà essere fatto perché lo prevede un piano approvato. Quindi il primo fatto positivo. Il Nostro compito qual è quello di stimolare, se possibile ancora di più, il commissario e tutto lo staff organizzativo dell'ASL perché si raggiunga nel più breve tempo possibile questo risultato. Primo fatto. Secondo fatto, quello del fatto che l'ospedale di Agropoli oggi è l'unica cosa che un ospedale di Vallo della Lucania. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo aggregati a, deo di, a un deo di primo livello. Vuol dire che quando, oggi se cresce Agropoli, cresce vallo, se cresce vallo, cresce Agropoli come ospedale. Quindi il potenziamento di questa uh, struttura ospedaliera complessa oggi con due sedi uh, ci porterà a due obiettivi. Il primo è quello che non si potrà più chiudere Agropoli, perché ormai è l'unica un struttura con vallo, e due che tutti i servizi che cresceranno a vallo parallelamente potranno crescere ad Agropoli. Nessuno ci vedrà in futuro quindi potenziare i servizi di Agropoli in una logica di collaborazione tra le due strutture e questo è un fatto positivo e questo è un percorso virtuoso che proprio in collaborazione con lo stimolo della politica della nostra città io credo ci porterà nel breve tempo a risultati positivi in termini di servizi per i cittadini di Agropoli.